rampa skate, laboratori per bambini e molto altro ancora. Sono queste le iniziative in occasione del giovedì grasso del Carnevale di Fano qui in piazza 20 settembre. E per questo giovedì grasso non poteva mancare lo stand dedicato ai dolci di Carnevale. Sì, facciamo dei dolci con i bambini, è una pasta colorata, una pasta per le cresciole. E noi siamo un'associazione, si chiama Mary Le Marche, associazione che organizza sì matrimoni ma anche esperienze. Tutto quello che possono essere laboratori anche per adulti, in questo caso per i bambini visto che per il Carnevale. E i bambini stirano la pasta e poi dopo la tagliano e poi friggiamo queste cresciole che loro poi dopo aver messo lo zucchero possono mangiare, quindi dall'inizio alla fine fanno tutto loro e è un dolce laboratorio, diciamo. Gli ingredienti che avete utilizzato? Solamente uova, farina, zucchero, un pizzichino di burro e questi coloranti naturali perché sono alimentari per i bambini, fatti apposta. E come vedete un'altra mascherata molto particolare qui in piazza è stata rappresentata da Brian che ovviamente è vestito rigorosamente da Fano TV, c'è uno scambio di ruoli, Brian. Sì. Come ti è venuta in mente questa idea? Sì, perché io vedo sempre Fano TV in diretta. Allora, sì. Ti piace? Sì. Allora, facciamo vedere a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo adesso attraverso la telecamera il tuo costume, girati pure. E vediamo qui anche il logo del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Sindaco ha appena acceduto alla sua fascia, al nuovo sindaco del Carnevale di Fano. Sì, per una settimana mi riposo perché le mie funzioni le ho passate al nuovo sindaco, al sindaco del Carnevale. È una bella cosa, questo significa che Fano è legata al Carnevale, che il Carnevale è una cosa seria. Ciao bimbi, questo è Carnevale, e per cui sono molto contento di passare la fascia a Luciana. Nuova sindaca, come ci si sente a indossare la fascia tricolore? Allora, mi sento una bella responsabilità intanto, perché per quanto possa essere scherzoso Carnevale, però un fondo di serietà c'è comunque. Il lunedì al Consiglio Comunale alle 18... E chi verrà sentirà quello che abbiamo da proporre. Ricordiamo che questa fascia la terrà fino martedì quando in piazza ci saranno uno spettacolo rivolto alle donne, proprio sulle donne, perché il Carnevale di Fano quest'anno è proprio dedicato alla donna. Difatti anche per quello il sindaco è donna.